Vincenzo La Femina in Rocky di Pagani sembra essere pronto per traguardi ambiziosi e importanti. Lo ha confermato ieri attraverso il match tenutosi all'Allianz Cloud di Milano nell'ambito della riunione della Milano Boxing Night, che ha messo in palio 4 titoli con il clou nella sfida tra Scardina e Nunez per i pesi medi. Nel sottoclou della serata l'incontro più interessante ha visto protagonista proprio La Femina, che sotto le telecamere di DAZN ha battuto Pablo Narvez dal Nicaragua, detto il Capitan, 36 anni, 10 in più di La Femina. Il giudizio unanime alla fine dopo i 6 round previsti ha premiato La Femina. Contro un pugile così esperto, il paganese ha dimostrato di poter salire di un gradino almeno nella scala gerarchica del pugilato italiano. Recentemente, tra l'altro, ci sono stati ad Avellino i campionati italiani e La Femina si era già distinto vincendo la seconda edizione del trofeo delle cinture WBC Piuma, vincendo il suo 6° incontro contro Escobar Cuevas in un evento che fu organizzato ad agosto al Palo Azzurro di Pagani dalla Thunder Box. Dopo quest'ulteriore esperienza di Milano, adesso Vincenzo La Femina potrebbe prendere una strada diversa, quella che porta negli Stati Uniti d'America per cercare di ampliare il suo raggio d'azione. Il pugile di Pagani dunque potrebbe essere una delle preziose pedine per la box italiana in un futuro prossimo, specialmente in una categoria diversa da quelle solitamente più pubblicizzate come i pesi massimi, dove peraltro non mancano protagonisti assoluti come Clemente Russo oppure outsider interessanti come Aziz Abbes.